So we are going to start working and exploring communication dynamics. Allora, iniziamo a lavorare ad esplorare le dinamiche della comunicazione. Yeah, and we're going to do an exercise and then I'm going to say a little bit more about the clinical aspect of communication. Faremo un esercizio e poi parlerò un altro po' sugli aspetti clinici della comunicazione. But before I do that, I want to read you a poem. Però prima di continuare voglio leggervi una poesia. It's a poem by one of my favorite poets, which is called Rumi. È uno dei miei poeti preferiti, Rumi. And this poem talks about, for me, it talks about the relationship between love and conflict. È una poesia che parla del rapporto tra l'amore e il conflitto. So I'm gonna read it in English and I'm hoping. Quindi lo leggo in inglese e speriamo che riuscirà a renderlo in italiano. So it's called The Way of Love. E si intitola La via dell'amore. And it says, The way of love, it is not a subtle argument. Dice, la via dell'amore non è un argomento sottile. At the doors, there is devastation. E alla porta lì vi è devastazione. And birds make great sky circles. E gli uccelli fanno grandi voli in cielo, ampi voli in cielo. Great sky circles of their freedom. E quindi fanno questi fanno ampi cerchi in volo delineando la loro libertà. And how do they learn? E come imparano? They fall. Cadono. And falling. E nella caduta? They are given wings. Viene dato loro le ali. So, when you work with diversity and conflict. Quindi quando si lavora con la diversità e il conflitto. Most of the time we find our wings. La maggior parte delle volte è lì che troviamo le nostre ali. When we accept our failures. Quando accettiamo i nostri fallimenti. So that means when we are able to accept our learning. Che significa quando siamo in grado di accettare il nostro apprendimento. And that means where we are able to master the art of giving and receiving feedback. E quindi siamo in grado di gestire l'arte del dare e del ricevere feedback. So, the first step we are going to practice is one of the roles that is always missing when there is a conflict between two people. E quindi il primo esercizio che andremo a fare adesso va a incentrarsi su uno dei ruoli che manca quasi sempre quando siamo in un conflitto. Between two people or in a group. Un conflitto che possa essere tra due persone o in un gruppo. So, you are going to find a person, we're going to do it in pairs, so you need to sit in front of somebody, you need to find. Quindi dovete trovare una persona con cui lavorare in coppia, si lavorerà in coppia e ci si siede uno di fronte all'altro. So the person next to you is okay, just make sure you sit looking at each other. Quindi anche la persona che avete a fianco va bene, l'importante è che vi mettiate uno di fronte all'altro. Just move the chairs. Move the chairs. Occupy the space. They can come here as well. Potete anche occupare lo spazio centrale. Prendete le sedie e occupate tutto lo spazio. The name of the poet again, who was asking? Rumi. Rumi. Rumi.
It's an Indian poet, a Sufi. È un poeta indiano. Sufi. Sufi. The title of the poem? The Way of Love. In English. Te lo do dopo. Te lo do in inglese. So. Check if everybody has a pair. Ok. Chiedo scusa, una domanda al volo. Avete tutti un partner? Siete tutti in coppia? No. Chi è rimasto da solo? Giulio. Solo Giulio. Ok, so Giulio sta solo. So Giulio, can you come here and do it with three? Yeah? Over there they'll need more space, they are too tight. Ok, invece in questo, qui avete bisogno di più spazio, dovete allargarvi poco le coppie. Coge mi silla, Giulio, coge una de mis sillas, esta. Ok. So. So, you are gonna choose who is A and who is B. Allora, dovete scegliere nella coppia chi è A e chi è B. Ok? Very good. So the person B is gonna start. E inizia B. Inizia la persona che ha scelto B. Ok. So the it's a little trick. È un trucchetto questo, eh. So the person B. Quindi la persona B is going to start talking. Deve iniziare a parlare about a subject in their lives that matters to them. Di un argomento nella propria vita, di una cosa nella propria vita che è importante per quella persona. I recommend you to talk about something personal. E vi consiglio di parlare di qualcosa di personale. Maybe an area of your life that concerns you. Forse è proprio un'area della tua vita che proprio ti riguarda, no? In maniera molto personale, ti tocca something in maniera personale. That you want to learn about yourself or an area of growth. Può essere un'area o qualcosa che vuoi imparare riguardo te stesso, oppure un'area in cui vuoi crescere. An issue that you want to understand better. Una questione, una situazione che vuoi comprendere meglio. Ok? Now, person A. Ora, la persona A. It's not going to interrupt. Non deve interrompere. Person A, all you are going to do is practice deep listening and deep presence. Quindi la persona A adesso deve mettere in pratica l'ascolto profondo e la presenza profonda. Now you are not going to use the verbal channel. Non si userà il canale verbale. La persona A non usa il canale verbale. You can use any other channel. Potete usare qualunque altro canale. The movement channel. Il canale del movimento. The eyes. Gli occhi. Yeah. You can use sound. Anche il suono. Okay. Anything else but talking. Tutto tranne il parlare. Okay. So, your job is not to be entertained. Quindi il tuo compito non è quello di essere intrattenuto, di divertirti in questa cosa. You are not there so that you are entertained. Non sei lì per essere intrattenuto dalla situazione. In communication, many times when we are listening, if we are not entertained, we lose awareness. Spesso nella comunicazione, quando parliamo, se non siamo divertiti, se non abbiamo, se no, veramente interessati, rischiamo di distrarci, di poi farci prendere da altro. Yeah. And we can't sustain deep listening. E non riusciamo così a sostenere l'ascolto profondo. Because we are not entertained. Perché in realtà non siamo interessati, non siamo divertiti dalla situazione. Yeah. So we're gonna practice this, and when I ring the bell.
Quindi adesso fate I want you all to go quiet. E quando suono i campanelli voglio che il silenzio assoluto. Because I'm gonna give you the second step of this exercise. Perché vi darò poi la seconda fase di questo esercizio. Which is a surprise. Che è una sorpresa, non vi dico adesso. Io non ho capito se può fare suoni e muoversi mentre qui parla? Sì. Contemporaneo? Sì. Okay. Yeah. Se io sto parlando? Se sto parlando? Quindi io continuo a parlare e l'altra persona. What are the signals that you need to that I need to embody that show that I'm listening? Quali sono i segnali che devo trasmettere tramite il corpo che dimostrano che sto ascoltando? And there is an energy that comes through you. C'è questa energia, no? Che passa attraverso di te. I even do this exercise with eyes closed. Spesso faccio questi esercizi anche con gli occhi chiusi. So it's not just about what you see, it's how you feel the person is listening. Non è tanto quello che vedi, ma è ciò che percepisci, quello che senti, no? Mentre ascolti. But there is also a whole body experience that comes with it. E a quel punto è veramente un'esperienza corporale. And there is sound. E c'è quel suono. And you need to be conscious of the person in front of you. E devi essere consapevole della persona che hai davanti. Can we touch the person? Absolutely. Assolutamente If sì. If it feels right and the person gives you positive feedback. Se sembra la cosa giusta e se la persona dà quel feedback positivo, no? Then totally. Allora, sì. Yeah? Anyway, but talking. Qualunque modo tranne il parlare. Yeah? Okay? So, that's it. No, I will tell you. Vi dirò io. No invertire. When I ring the bell, there is another step to the exercise. Quando sentirete il campanello, ci sarà un'altra fase, ma ve lo spiego in quel momento. In your case, the person, whoever starts talking, there are two people listening. Quindi in questo caso abbiamo una persona che parla e due che ascoltano. Okay, that's the way it works. Okay, so. So are you A? Very interesting. Second step of the exercise. Seconda fase dell'esercizio.
La persona, the person that was talking is gonna continue to talk. La persona che stava parlando continuerà a parlare. The person that was listening is now going to do everything possible to show in an amplified way that you are not listening. E la persona che sta ascoltando in qualunque modo possibile, in maniera proprio plateale, amplificata, nella maniera più chiara possibile, deve dimostrare che non sta ascoltando. In a way that is authentic to you. Però in un modo che è autentico per voi, reale. The kind of way that you do. Il modo in cui realmente vi comportate. Yeah? Now, the job of the person that is talking. Ora, il compito della persona che parla is to try to not give up. È di cercare di non rinunciare, di non mollare. To try to get their attention. Di cercare di attirare l'attenzione. You can do anything except violence. Potete fare qualunque cosa, ma non essere violenti. Non potete essere violenti. La parola è concetta. Ho solo movimenti. Can A speak or just movements? No speaking. Sempre niente di verbale. Only movements, solo sound, posture. Suoni, movimenti, la postura. Ok. Mm? And notice the difference. I understand, but I want you to also understand what it feels like to give yourself permission not to listen. Però voglio anche che comprendiate che cosa significa darsi il permesso di non ascoltare. Many times you listen when you don't want to. Spesso si ascolta anche quando non si ha voglia. And you give a double signal. E così si dà un doppio segnale in realtà. And then you wonder why the person feels hurt. E poi ci si domanda perché l'altro è ferito. So I'm trying to teach you that both things are necessary. E sto cercando di insegnarvi che entrambe le cose sono necessarie. And I want you to notice and give yourself permission. E quindi. And I want you both to notice what it is like. What do you struggle with saying no to listening to somebody? E quindi voglio che comprendiate l'importanza anche del darsi, no, concedersi quel permesso. Or do you enjoy it? Is it something you can just notice how it is not to listen. E notare se è qualcosa che ti dà fastidio il non ascoltare, se è qualcosa che non fai fatica a fare o se invece ci stai bene, ci stai comodo. And the person that is talking, notice what it feels to stay with yourself beyond circumstances. Mentre la persona che parla deve rendersi conto che cosa significa perseverare, no? Nonostante le circostanze, okay. Riuscire a mantenere quella costanza. So it's a bit of a game and it's not a game. Quindi è un po' un gioco, ma non è un gioco. Okay. So when I ring the bell you go, when I ring the bell again you stop. Quindi quando sentite la campanella iniziate, quando la risentite vi fermate di nuovo in silenzio.
sorry. Oh la la. Well, that was very creative, huh? È stato molto creativo. So, let me ask you a few questions. Allora, mi pongo un paio di domande. So, what did you notice? What made you feel that you were heard? Che cosa vi ha fatto capire che eravate ascoltati? Che prima di tutto si riusciva a fare, cioè il potere dell'ascolto è che riesci a fare il discorso. If nobody listens to you, you're not even capable of putting two words together. It's difficult, isn't it? It's very difficult. Io ho sentito comunque l'orecchio era attivo. I felt that her ear was active anyways. Interesting. Durante la comunicazione si apre un canale. Se questo canale non viene chiuso, anche se fai finta di non ascoltare, stai ascoltando, tu lo sai. Even if when you're talking, once the channel is open, it's open. So even if the other person seems that he's not paying any attention, that channel is open anyways, and communication is going through in somehow. At a small level. Ma a un livello molto minimo. But it's going. Sì, è vero che va, ma è minimo. Now, whether he's landing or not is a different story. Che poi arrivi, atterri, no? Entri la comunicazione, quella è un'altra storia. Passo. Che la comunicazione passi, sì, che poi arrivi è tutta un'altra storia. Ok. Now, what did you see? What are the signals that showed you that the person was listening? What are the signals? That they were listening. Yeah, that they were listening. Perché stiamo parlando di quando stavate ascoltando. Quindi quali erano i canali che cioè, che da cosa capivate che la persona stava ascoltando? Something that came back to me in her, the way she was looking at me. She was giving something back to me. Great. So how did you know that she was giving something back to you? What happened in her body? E cosa è successo nel suo corpo? What was the signal? Qual è stato il segnale che ti stava restituendo qualcosa? She was following with her eyes and she was moving her head. She was just in symphony with me. So the body. La presenza. There was an energy, yeah? C'era un'energia, no? La presenza, il cuerpo. What else? The fact that the body was still and directed toward me and not going. Io ho avuto questa sensazione. Mi sentivo, cioè all'inizio ho sentito che mi stava ascoltando. Ho aperto il canale del sentimento, cioè ero nell'emozione. Poi lui quando è stato bellissimo, mi ha ignorato. Mi veniva da piangere. Because when I opened my first channel and I actually had my emotions flowing through because I understood he was listening to me, when he stopped listening to me, I almost wanted to cry. It was just so intense. Thank you for saying that. Because I'm giving you actually my emotions, and he was so good in ignoring me that I just felt like crying. It was so intense. So I had to shut my eyes. I couldn't even look at him anymore. And I remembered the way he was looking at me beforehand, and that way I was able to continue. That's right. Her silence. That's right. How many of you have currently some conflict? Quanti di voi al momento hanno in atto qualche conflitto? If you really think about it, se ci pensate bene, because listening is not present. E questo avviene perché non è presente l'ascolto. Either because you are not really listening. Quindi o è perché non state veramente ascoltando. Somebody is giving you something. Quindi qualcuno vi sta dando qualcosa. And you are not receiving it. Ma non lo state ricevendo. Or you are giving something and it's not being received. O state dando e non viene ricevuto. Just take a moment to reflect. How many of you have a current situation that is painful or a conflict because of that? Prendete un attimo per riflettere, per pensarci, no? Quanti di voi hanno al momento una situazione in atto, un conflitto in atto, dovuto proprio a questa dinamica? Just take a moment. Prendete un attimo per pensarci. See if you can find a situation where this dynamic is present. Vedete se
Trova. Could you repeat the dynamic? The dynamic is that either. The dynamic is I'm gonna give you some time to talk about it with your partner. E vi darò anche del tempo per parlarne col partner. The dynamic is. So the dynamic is, yeah, that you are either not listening to somebody. La dinamica è che o non state ascoltando qualcuno, but you are pretending that you are. But you are pretending, ma fate finta che state ascoltando. So there is a double signal. E quindi quello è un doppio segnale. There is one signal that says to the person, yes, I'm here for you. Cioè il primo segnale che dice alla persona, sì, sì, sono qui, ti ascolto. There is a part of you that really is not there. Però c'è una parte di te che in realtà non è presente. Maybe because it's not the right time. Forse perché non è il momento giusto per te. Maybe because it's too much. O forse perché è anche troppo. Maybe because you have something else that you really need to put attention to. O forse perché c'è altro in cui devi mettere l'attenzione. But you are not telling them. Però non lo stai dicendo a quella persona. You are not telling them explicitly. You are not saying you are important, but right now I can't listen to this. We need to find another time. Non sei esplicito in questo momento. Non stai dicendo all'altra persona: senti, tu per me sei importante. Vorrei ascoltarti, ma in questo momento non posso. Ho altro da fare. Or the other way around. O può essere anche il contrario. Where you feel somebody looks like they are there for you. Dove ti senti, hai questa percezione che sembra che l'altra persona è lì per you te. You start to give. E quindi inizi a dare, inizi like a parlare. Say, to open the channel of feeling. Quando inizi ad aprire quel canale dei sentimenti. And it doesn't land. Però non arriva. And you feel the double signal. E avverti quel doppio segnale. Yeah. So just take a moment for the person that was talking, not the other one, the quindi, person that was talking. Adesso l'esercizio è per la persona che stava parlando, non per l'altra. Then we're gonna switch. Perché poi faremo il cambio. Not no? yet. Ma non ancora. Quindi la persona che stava parlando. Take a moment to reflect out loud. Devi prendere un attimo per riflettere a voce alta. Around this dynamic happening currently in your life. E elaborare se questa dinamica sta accadendo in questo momento nella tua vita. Even if it's a little bit. Anche se solo un po'. Yeah. Maybe for any of those the person listening. Mentre la persona che ascolta. Now you are gonna go back to deeply listening. Devi tornare a ascoltare profondamente. Not interrupt. E non interrompere. You are not there to be entertained. Non sei lì per essere divertito, intrattenuto dalla situazione. You are there to create a space where somebody else can self-reflect and start to learn by themselves. Ma sei lì per creare uno spazio dove la persona può riflettere su se stesso. You are not there to teach them or fix them. Non sei lì per né per insegnare né per aggiustare la persona. These are the key issues at the beginning of a conflict. Questi sono proprio gli elementi chiave all'inizio di un conflitto. We don't know how to listen, we want to fix the other. Non sappiamo come ascoltare, vogliamo aggiustare l'altro. It doesn't work. E non funziona. It really doesn't work. Non funziona. Because you stop listening. Perché poi si smette di ascoltare. Now, I will teach you more steps later about interaction, but this is a key role. When I do conflict facilitation, the role that is usually missing hugely is listening. Nobody's listening anymore. Più avanti vi insegnerò altri elementi appunto sull'interazione, però al momento ci soffermiamo su questo perché questo è veramente il punto focale, l'inizio di un possibile conflitto, laddove l'altra persona non sta ascoltando. So take about 5 minutes to reflect. Quindi prendiamoci 5 minuti. In the presence of somebody holding the space for you. 5 minuti in cui riflettere se queste dinamiche sono in atto al momento nella propria vita con l'altra persona che crea quello spazio in cui poter riflettere. And then we are gonna switch so that you, the other person, has also the experience of what it feels like. E poi faremo il cambio così anche l'altra persona può avere no, l'esperienza. Okay. Allo stesso modo. Bene? Ok.
continuo a parlare della stessa cosa di prima? Hablo de lo mismo que no, que ya. You no. Can explain to him. Yeah, okay. No. Ah. Oh. Now. Last bit of the exercise. Ora, l'ultima fase dell'esercizio. And I'm thinking if we switch it around or we do it slightly different for the other person, I think. Mm-hmm. Sto ancora riflettendo se farlo nello stesso modo o cambiarlo leggermente adesso che invertiamo i ruoli. It's just because I have such a short amount of time, I'm trying to distill what to bring to you. What are the keys? Visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, sto ancora cercando di capire che cosa darvi e che cosa non ho il tempo di comunicarvi. So what we are going to do now is the person that has been listening. Allora, ciò che faremo adesso, la persona che fino ad ora ha ascoltato. I assume that you've been really listening from the inside out. Prendo per buono che avete davvero ascoltato, no? Avete prestato davvero attenzione. That's why I didn't tell you were going to do this now. È per questo che non vi ho anticipato l'esercizio. So this whoever has been listening, I don't know who it was. It doesn't matter me or doesn't matter to me, yeah. So the person that has been listening, quindi la persona che fino ad ora ha ascoltato, is now going to reflect back. La persona che finora ha ascoltato deve riferire, deve riflettere in qualche modo. Two things. Due cose. Feelings that you felt in you while the other was talking. Quindi innanzitutto i sentimenti che hai provato, tuoi personali, in te, mentre l'altra persona parlava. So if I'm talking, quindi se io sto parlando, if she would have been talking with me, se Cristina stava parlando con me, Cristina. I would say Cristina while you were talking to me. Direi allora Cristina, mentre mi stavi parlando, the feelings that I was experiencing in myself. I sentimenti, quello che ho sperimentato dentro di me. I noticed a level of sadness. Ho notato la tua tristezza. Non la tua, la mia. La mia. Quindi io ho provato tristezza. Io ho sentito. Io ho provato tristezza in me. Yeah. So this is the difficulty. You don't say I felt your sadness. Quindi questa è la difficoltà. Dice io non è che ho sentito la tua di tristezza. I felt your upset. Ho capito che sei disturbato. You practice feeling your own. Bisogna fare pratica a concentrarsi sui propri sentimenti. So I noticed I felt a level of sadness when you were talking. Quindi io ho avvertito una mia tristezza nell'ascoltarti. I also noticed I felt hope and a sense of courage being birthed in me. Ma allo stesso tempo ho sentito in me sorgere un senso di coraggio, di speranza. Now this is looks simple, it's not simple. Ora sembra facile detta così, ma non è semplice. The first thing we do. On the second, now, on the reflection, Jenny. Very important, it's about the reflection that the person has had. Sì, molto importante, adesso si va a riferire sulla riflessione che la persona vi ha portato. The reflection is real. Perché la riflessione è reale, è quello che riguarda, no, una situazione reale.
This person has done a reflection and has shared it with me. Quindi questa persona ha avuto la sua riflessione e l'ha condivisa con me. If I'm really listening, there is a feedback loop. Allora, se sto davvero ascoltando, c'è questo loop, c'è questa congiunzione di feedback. Yeah? Not always, but today I want you to practice a feedback loop. Non sempre, però oggi voglio che facciate pratica, ok, su questo feedback. Now, I'm cutting corners in the theory. È chiaro che in teoria è tutto... I'm cutting corners, I'm making it simple. Sembra semplice, yeah? In teoria. Most of us in the feedback loop, we don't... The first thing we do is react to what the other has said or try to fix them. Però in genere quello che si tende a fare nel feedback è di reagire a quanto l'altro ha detto o cercare di aggiustare l'altro. Either you take it personal, quindi o lo prendi personalmente, or you try to fix them. O cerchi di aggiustare l'altro. What I want you to do is to shift the awareness of feedback and start first. Invece ciò che voglio che facciate è spostare feelings. La consapevolezza di questo feedback e parlare dei propri sentimenti. Dreamland. Il mondo dei sogni. What I noticed I felt when you were talking and sharing with me. Quello che io ho provato dentro di me mentre stavi condividendo la tua esperienza. Now we are doing this in a simple way because this gets harder when somebody criticizes you. Ora qui lo stiamo facendo in maniera molto semplice, diventa ancora più difficile quando l'altro ti sta criticando. Anna, you are too chaotic. Anna, sei troppo caotica. First thing I do, what? I'm not, you are. E la prima cosa che faccio è, cosa? No, non io, tu sei quella caotica. Okay? The art of receiving feedback and giving feedback is very difficult. Quindi l'arte di ricevere feedback e di dare feedback è molto difficile. Most of us do not practice it. E la maggior parte di noi non lo mette in pratica. The first step on some, an accusation would be the same than this. E il primo passo che si dovrebbe fare quando si viene accusati invece è questo. I notice when you tell me that I'm chaotic, the first feeling I have, the way I feel when I hear you. Noto, percepisco che il primo sentimento che io ho quando mi dici che sono caotica, quindi ciò che io provo quando tu mi dici che sono caotica, I feel a bit hopeless because I've worked on this my whole fucking life. Mi sento un po' così, senza speranza, perché in fondo è tutta la vita che io lavoro su questa cosa. I'm really trying. E ci sto provando con tutta me stessa. Or I feel hurt. Oppure potrei dire, beh, mi sento ferita. I don't feel seen. Non mi sento vista, capita. Whatever, anything, but what I feel, not... Qualunque cosa, ma devo riferire ciò che provo io, yeah. Non andare contro l'altro. So, first step, your feelings. Quindi, second step. Il primo passo, i miei sentimenti. Mm-hmm. Second step. Il secondo passo. Yeah, and this is... All subjective, dreamland. E questo è tutto soggettivo, il mondo dei sogni. Ok? So. Second step, now you give them feedback about them. Il secondo passo si dà il feedback relativo all'altra persona. What I imagine, not what I know. Ciò che immagino, non ciò che so. It's subjective. Ok, è soggettivo. What I imagine may be happening for you. Ciò che immagino, ok, ti stia accadendo. Yeah? What I imagine could help you. Ciò che immagino, penso, ti possa aiutare. What I imagine you may need to look at or change. Ciò che immagino tu possa cambiare o che potresti andare a sviluppare. Most of us say what you have to change. La maggior parte di noi dice ciò che devi cambiare. Because you always have this problem. Perché tu hai sempre questo problema. Words like always and never
always create conflict. Always. Le parole and always. Sempre e mai, sempre, sempre creano conflitto. You are always chaotic, Anna. Anna, sei sempre caotica. Ouch! Aia! No, it's not true. Non è vero. In which area you are finding me chaotic? In che area mi trovi caotica? Okay. Caotica. So, what you are gonna practice as second step from having been listening is what I imagine is happening to you, what I imagine could help you, what I imagine you may need to review. You are coaching the other side. In questa seconda fase è appunto ciò che immagino ti stia accadendo, ciò che immagino ti possa aiutare, ciò che immagino si possa sviluppare, quindi è un fatto di coaching, di aiuto, immaginando, non stabilendo. Third part. Terza parte. What do you feel or think about what I just said? Quindi che cosa pensi di ciò che ti ho appena detto o che cosa ciò che ti ho appena detto ti provoca come sentimenti e sensazioni? Usually when I give feedback to somebody, most of us give feedback bleh. La maggior parte di noi, no, quando si dà il feedback è proprio quel bleh. And then, e poi via. Yeah? You run. Si scappa. If you give feedback, you have to learn to sustain the response. Però se dai un feedback, devi anche imparare a sostenere poi la risposta. Okay? If you give feedback and you don't sustain the response, se dai feedback e poi non sostieni la risposta, it's not feedback. Non è feedback. It's an act of aggression. È un atto di aggressione. It's passive aggressive. È un'aggressione passiva. One of my teachers says, is you are shitting in somebody else's home. Uno dei miei insegnanti dice, il tuo fare la cacca in casa di qualcun altro. Yeah? The difficulty with feedback. La difficoltà con il feedback. Is because I am not good at giving it. È perché non sono bravo a darlo. And it comes with so much intensity. E quindi arriva con tanta intensità. The person receiving it. E che la persona che lo riceve. Yeah? Feels the intensity and feels aggression coming at them. Avverte l'intensità, l'avverte come un'aggressione. So they cannot find the percentage of truth. E quindi non riescono proprio a sentire la percentuale della verità, quanto sia vero. But in process work, from this methodology, if you think anything that comes your way that is disturbing. Ma in questa metodologia, se qualunque cosa venga verso di te, che avverti sia ti crea disagio. Remember alchemia, there is always a bit of gold. Ricordate l'alchimia, no? C'è sempre un po' d'oro. So with feedback. Un po' di oro, c'è l'oro. So with feedback, even if it's the most painful feedback you can get. Quindi nel feedback, anche se è il feedback più doloroso che tu possa ricevere, there is always a piece of gold for you for your personal growth. C'è sempre una pepita d'oro, ok, per te e per la tua crescita personale. That's why receiving feedback is very difficult. Ecco perché ricevere feedback è molto difficile. Because if it comes like this, perché se arriva così, with all this smell and nastiness. Con tutta questa aggressione, questi brutti odori. It's very difficult to put the glasses that look for the gold. È molto difficile poi mettere gli occhiali e andare in cerca. Because you feel the shit. Perché in realtà tu avverti la cacca. And all that. E tutto quel. That's a transference. Quella è una trasferenza. This, if I give you feedback like this. Questo, se ti do feedback così. This. It speaks more about me, questo not about her. Parla più di me, non di lei. But in this, there is a piece of gold. I'm desperate. Ma in questo, in realtà, c'è la pepita d'oro. Sta dicendo, sono disperato. Yeah? I'm desperate for her to get it. Sono disperato, voglio che lei capisca davvero. Yeah? So, but I don't know how my desperation has grown because I marginalize
my small little moments of tension, it grew bigger. Ma non so come ci sono arrivata qui a questa, no, tensione, perché ho marginalizzato il tutto, quindi partendo dal piccolo, poi piano piano, avendo marginalizzato, è cresciuto. So once I'm here, quindi una volta che sono qui, don't be surprised if it's difficult for the other to hear the gold. Non bisogna sorprendersi che è difficile per l'altro udire o trovare l'oro. But the person receiving, ma la persona che riceve, if it really is going to practice this as a spiritual practice, se vuole davvero metterlo in pratica come una pratica spirituale, then when that comes, allora quando questo gli arriva incontro, if you have your roots, se hai le radici ben radicate, it may hurt you, boom. Sì, forse ti può fare anche male. And you can say, the way you say it to me is very painful. E puoi anche dire, il modo in cui mi stai comunicando questa cosa, but I'm trying to understand. Ma sto cercando di capire. I'm trying to understand what is it that I need to hear. Sto provando a capire cos'è che devo sentire. You go for the gold. E quindi vai a cercare l'oro. But this is a practice. Ma è una pratica. Because it's very painful at times and we take it personal. Perché è molto doloroso a volte e lo prendiamo personalmente. Okay? So, step by step. So, next step, you're going to start reflect feelings. Imagine a coaching piece, an offering to the other. Yeah? And then ask how do they feel when they have heard this. E quindi, tornando a rivedere i passi, bisogna riferire su quello che era l'ultima riflessione appunto fatta, e quindi la persona che ha ascoltato deve esprimere i propri sentimenti nel momento dell'ascolto. Deve dire immagino come, no? Che cosa stia accadendo nella tua vita, e poi alla fine chiedere quanto ti ho detto, come ti ha fatto sentire, che cosa ne pensi, okay? Okay. And be able to receive the response. Ed essere poi in grado di ricevere questa risposta. Can you see the loop? The response may come with some learning for you. Vedete come il cerchio si chiude, perché la risposta potrebbe anche poi rientrare e portarti ad imparare qualcosa proprio anche personalmente. Okay. So just try. Quindi, just try it. Fate un tentativo, okay? Ok? Proviamo. So, sono i passi da seguire, hanno seguiti proprio in questo modo. Esercizio. Yeah, we're gonna 10 minutes. 10 minuti. Ok? 10 minuti. For the whole thing. Solo chi ascoltava riferisce adesso. Il terzo cambia. Sì. It's because it was just a second. I didn't understand. So, 10 minutes for the whole thing. 10 minuti per tutti e tre i passi insieme. And then we are gonna switch roles. E poi later scambieremo i ruoli. I think his question concerned the fact once they the third question is how did you feel or what do you think about it? Is the other person supposed to respond? Okay. Un attimo ancora. So if I say to her, blah blah blah, I imagine blah blah blah. Quindi diciamo che io dico a lei, immagino che blah 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 blah. She's listening. Lei mi sta ascoltando. She's noticing how she feels when I give her feedback. E sta notando come si sente quando do questo feedback. I'm watching. Sto anche osservando, no? Tutta la situazione. Then I say, I'm also interested to know how you feel. Or what do you think about what I've just said? E poi le dico, no? Sono interessata a sapere come ti senti o che cosa ne pensi di quanto io ti ho appena detto. How what I said affected you? E come ti ha impattato ciò che ti ho appena detto? Part of the exercise is now she responds to me. Parte dell'esercizio consiste poi nell'altra persona di rispondere. And she said, and this is real. She may say to me, Anna, the way you said it was painful for me. E potrebbe anche dire, no? Anna, il modo in cui mi hai, no, detto queste cose è stato doloroso, mi hai ferito. Or it felt a bit arrogant to me. O mi è sembrato un po' arrogante. Or it did help me. O mi ha aiutato. So the feedback continues. Quindi il feedback deve Can rientrare, you see? No? Vedete il cerchio How come it continues. Si chiude. Yeah? But we stop there. E poi ci fermiamo lì. What you do is listen. The response. Mi si ascolta la risposta e si ferma qui l'esercizio. You've given feedback.
then you are getting some feedback about the way you communicate. Ok, quindi hai dato il feedback, ricevi il feedback e si interrompe lì. So we do 10 minutes. 10 minuti. So stay with your pairs. Allora, rimanete
rimanete in coppia, rimanete in coppia. I just want to hear how was it if they noticed, because the steps can feel a little bit mechanical to begin with. Inizialmente i passi possono sembrare un po' meccanici. But if you could feel the level of depth when you really pay attention to your second attention, not just what the content of things, which is first attention. Ma se riuscite davvero ad avvertire la profondità di ciò che viene trasmesso quando si è nella seconda attenzione e non nella prima. La prima is content. Perché la prima attenzione riguarda il contenuto. Second attention is a different level of experience that is trying to emerge. La seconda attenzione è un altro livello di esperienza, no? Che sta cercando di emergere. So how was it to be given feedback, to receive feedback and to give? How was that experience for people? Quindi com'è stato ricevere feedback e dare feedback, no? Qual è stata la vostra esperienza in questa fase? What was good about it? What was useful? Il grado di comprensione che l'altro, cioè, ho sentito lo scopo totale e anche, come dire, anche l'immagine che, quindi il consiglio, tra parentesi, tra virgolette, che era proprio quello di chi che mi mancava, cioè proprio arrivato limpido e... Ah! Beautiful. What else? Io ho notato che quando c'è il primo feedback e quando dici le sensazioni che sono in me ha una certa qualità, che sono comunque una sensazione, un canale aperto. Quando c'è invece quello che io immagino possa essere, è una proiezione, cioè inizia ad avere un'identità. Cioè la prima è una sensazione che ti permette di scoprire un canale che ti identifica, la terza è proprio l'identità. Io proietto quello che è la mia soluzione del mio problema. Quindi I'm one with that. That's right. Very good. Very good. That's why it's good to say, to notice that it's a projection, so it's an imagination. È utile vedere che è una proiezione, no? È la terza attenzione, esattamente. That's right. And the other person then can receive it better. E l'altra persona può ricevere meglio così. Because can. That's right. And it's not so. It doesn't hit in the same way. E non colpisce allo stesso modo. So it frees the other person up. E quindi in realtà libera l'altra persona. That's very good that you notice that. Io ho notato una distinzione tra fermenti, diciamo, può creare una confusione nel comprendere una stessa fermento, una stessa cosa che accade, cioè invece di proprio una maniera, cioè due modi diversi di vedere la stessa, di percepirla. That's right, because we are very diverse in the way we perceive the world. Perché siamo molto diversi nel modo in cui percepiamo il mondo. That's why in my fantasy, what I imagine may be happening for you. È per questo che la mia quello che immagino che ti stia accadendo. Then you can say, no. What lands well with me is this and this. È per questo che è importante appunto dire, immagino, no, che tu possa fare così e quell'altro, e poi l'altra persona può dare il feedback e recepirlo in maniera personale. Questa cosa singolare, quando ho dato il feedback, io subito sono stata molto diretta, lei ha avuto una reazione, l'ho detto subito, ho ritrasformato la frase e lei è avvicinata proprio fisicamente. The first time I gave my feedback, it was very direct, and her first reaction, even with her body language, was just to draw back, and so I reformulated, and I changed the way I was expressing it, and she came forward.
Il fatto che ha riformulato il suo stile ti ha aiutato? Un'indicazione su cosa fare e poi una suggestione su cosa fare. Ti lascia la libertà, ti lascia la libertà comunque di poter decidere cosa fare. Quando c'è un'indicazione su cosa dover fare, ti senti già. Lei è molto eloquente, this is very important. Questo è molto importante. I'm going to say something about verbal and non-verbal communication in a moment. Parlerò tra un attimo appunto della comunicazione verbale e non verbale. Because feedback and communication happens verbally but also non-verbally. Perché il feedback e la comunicazione non è solo qualcosa di verbale, c'è il verbale e il non verbale. Sometimes what makes us react. A volte ciò che ci fa reagire. It's not the content. Non è il contenuto. It's the style. È lo stile. So it's great that you notice the feedback. Quindi è ottimo che hai notato il feedback. And you decided to still give the content but readjust your style. E hai deciso comunque di dare il contenuto riaggiustando lo stile. So that it can be better heard. That's very good. Ottimo. Yeah. What else? Ho avuto la sensazione di aver dato a Lucio, una Natasso, Ana, tutte ravvigliate. Lui mi ha ridato il filo e mi ha aspettato che io lo rimettessi tutto a posto e poi alla fine sono un punto lì. Wow. That's a great skill. È una grande abilità questa. Be able to listen to everything and capture the thread. Di essere in grado di ascoltare tutto ma riuscire proprio a prendere il filo. You must be a very good listener. Devi essere un ottimo ascoltatore. Yeah. No, you must be. No, you can do that. You must be. Sicuramente. Devi fare questo. That's a real ability. What else? Io ho avuto la sensazione, io ero B, quindi ora che ha parlato, e quando lei mi ha... la sensazione era di... estrema gentilezza, estrema dolcezza, è come se avesse riempito una ciotola e avesse detto tieni, questo è quello di cui hai bisogno. E la sensazione era anche molto, mentre lei parlava, di essere davanti a uno specchio e io ero in quel momento lei riflessa. Grazie. Wow. How was that for you? E per te come stai? È stato un po' così, nel senso che comunque ciò di cui mi ha parlato mi riguarda. Ma in parte mi riguarda. Ci fa cuidato something that also is something that I need as well. Sì, probabilmente è spesso così, no? Ci comunica, riusciamo a vederlo bene o a sentirlo proprio quando in parte non si parla. C'è stata un'estrema dolcezza tra di noi. I can feel it. Non ci siamo lasciate totalmente andare, no? E a questo ce lo siamo dette. Perché ieri, per esempio, lei non c'era, quindi era proprio un primo incontro, no? Quindi forse era più difficile, non so, ma noi l'abbiamo visto così, no? Però c'è stato un'accoglienza molto calda da entrambe le parti. Beautiful. You were really focused, I think, on second attention.
Eri molto concentrata, credo, sulla seconda attenzione. I think the communication was really second attention based. I imagine my fantasy. It's a fantasy. Mm-hmm. Immagino, non sto dicendo che immagino. From what I see, da quello what che, I feel. Che vedo, da quello che percepisco, sento in me. I imagine the content was little in terms of words. Immagino che il contenuto sia stato poco in termini di in quantità di parole. But the content in terms of exchange and feeling. Ma il contenuto in termini di sentimenti è stato di scambio, è stato enorme. It was rich. È stato ricco. That's what I imagine. I don't know. Immagino, non lo so, volevo controllare. If there is anything there. Sì, per me è stato un gioco d'oro, nel senso che ho proprio ricevuto una ciotola di. Però è vero, le parole all'inizio, no, lei. That's what I ho detto, ma se vuoi una cosa sono trovato, ma anche no. That's what e ho chiesto a lei di prendermi le mani. Sì, mi ha chiesto un contatto. Sì, that's what I imagined. But the content was not so important between the two of you. È ciò che ho immaginato, che il contenuto in questo senso non era così importante tra di voi. It was something deeper. Era qualcosa di più profondo. Grazie. So, I want to say a little bit about before the break. I don't feel we are going to do the whole thing again the other way around. I don't feel it's needed for the learning. So I'm parking that thought. Non credo sia necessario ai fini dell'apprendimento di invertire i ruoli e di fare tutto da capo. But I want to talk a little bit with you about verbal and non-verbal communication. Ma voglio parlare della comunicazione verbale e non verbale. Then we'll have the break. Facciamo la pausa. And I can see today the energy is softer. And more like l'energia oggi è più quieta, no? But for me I do not assume that you are not present or awake. Però non ho la sensazione che non siate presenti o svegli, eh? It's just a different way of being present. È solo un altro modo di essere presenti. I feel it in me. E lo sento in me. So I just want to acknowledge that it's just a different way of being present today. E volevo solo confermare. The river has different movements. Che è un modo diverso di essere presenti oggi. In fondo il fiume ha vari movimenti, no? So let me say a little bit about verbal and non-verbal communication, and then we'll have lunch, and then we're going to come back and continue to explore the issue of conflict, especially when conflict happens, and in relationship as well to power. E quindi adesso parlerò un attimo della comunicazione verbale. Vale, poi facciamo la cosa pranzo, poi quando rientriamo parliamo del conflitto e soprattutto di come dell'aspetto del potere all'interno del conflitto. Mi è venuta una preoccupazione che chi non ha parlato nell'esercizio magari ha I was wondering if going back to the fact that we're not switching. What if the other person would you like to I always ask her if she would like to check how they talk. Controlla. Personalmente per me si può anche fare lo scambio, solo che la mia intuizione, quello che mi è arrivato è che non fosse necessario, ma se è necessario si può fare. But I like it that you are hearing the ho piacere che I like poi it very much. It's nice. È una bella cosa. So just take a moment, those of you that didn't speak, just to notice how you feel. Quindi voi che non avete parlato, prendete un attimo per analizzare come vi sentite e che cosa dovete fare. Just notice for a moment. Quindi in un momento di silenzio vedete che cosa.
and let's just take a moment to check. Those that haven't spoken, can you stand up? Voi che non avete parlato, controllo una verifica, chiediamo una verifica di temperatura. Non c'è stata pressure check. Così, una verifica di temperatura. So, if you feel okay, there may be feelings, if you feel okay to move, yeah, and continue. Just make a sound that shows me that. Yeah? But I'm also going to ask for a sound that feels like I'm not sure how I feel. Yeah? Mm-hmm. So just take a moment to notice how you feel. But now you will ask if you continue. I'm going to ask, I'm actually going to do a line, a temperature check in a different way. Those of you that feel okay to continue, you can come this way. Those of you that feel a little bit, can be here. I'm in between. Un attimo, ok. Quindi adesso chiederò a chi si sente, ok? Che si può continuare, possiamo andare avanti, non deve ripetere l'esercizio e di venire da questa parte. Chi invece sente la necessità di fare l'esercizio o non è tanto sicuro, non sa come si sente, di venire in mezzo. E chi invece è ok, non vuole ripetere l'esercizio di venire da quest'altra parte. Andono meglio. Chi vuole andare avanti può continuare da questa parte. Chi è indeciso non lo sa come si sente qui al centro e chi invece vuole ripetere da quest'altra parte. Chi vuole. It's beautiful. I love it. This is part of the process. Ma questo è parte del processo del gruppo, no? Not marginalized. Di non marginalizzare. So there is quite a lot of people that feel okay to continue. Quindi c'è un bel gruppo di persone. And there is a few people that feel. No, cioè, sono anche persone che sono molto. Può essere carino anche farlo. Però magari so let's just take a moment, you know, to care and to hear how you feel. Quindi è giusto prendere un attimo per avere anche loro a cuore e sentire come si sentono, no? Avere sentita, it's importante. So I'm going to start here. How are you feeling? Come ti senti? Ho penso che è andata bene, alla fine ho parlato anch'io, nonostante abbia ascoltato, però sono curiosa. Yeah. Per me alla fine è uguale, nel senso che se c'è tempo, spazio, va bene, altrimenti comunque che mi sento. And beyond doing, continuing or not, how do you feel right now? Però già nell'idea di continuare o no, come si how are you doing? Tu come stai? Ti sento bene. Mi è piaciuto l'esercizio. Ho capito le cose. La ragione per cui sono qui è farsi. Forse mi aspettavo di fare il contrario e quindi è un po', cioè mi aspettavo che arrivasse il mio turno per parlare e quindi mi sento un po', è stato un po' deluso questa aspettativa, però that's good feedback for me, e questo è un buon feedback per me. So next time if I am not sure, così la prossima volta se non sono sicura di avere il tempo I will frame it better. Inquadro l'esercizio and I will say that we may turn it around or not. È più appropriato per me poi dire se abbiamo tempo invertiremo forse sì forse no e non dare la certezza. Because I think that happened due to my statement. Perché credo che questo sia accaduto proprio a causa della mia affermazione. So thank you for the feedback. Quindi grazie per il feedback. Sto bene, grazie. No, io volevo approfittare del mio interlocutore, che è stato splendido, perché tra l'altro parlando con lui
sento questa cosa, ma cade perfettamente anche sul tema, quindi solo per quello, però comunque sono abbastanza soddisfatta, potrei stare anche lì. Grazie. Grazie per la tua onestà. Grazie per la tua onestà. How are you feeling? Io bene, perché l'esercizio, no, è entrato, l'ho percepito, quindi nelle prossime comunicazioni cercherò di ascoltare, che anche però lo sforzo maggiore di quando l'altro non ti ascolta, che fai? When the other person is not listening to you, I think that's probably difficult to imagine. So I'll try to put the exercise into practice in my communication and be a good listener. But I really wonder what it's like to talk when the other person is not listening to you. Yes, okay, that must be difficult. It's difficult. È difficile parlare da soli se si vuole dire all'altro qualcosa, non ti ascolta. It's hard to talk on your own, basically. If I ever can use it. It's not like I'm curious in trying this, but okay. Thank you for being honest. Enough to open this spot. Sono davvero bello, però come diceva anche lei, la descrizione dell'esercizio ci siamo messi un attimo a pensare di cosa parlare, di come le emozioni sono messe. Anche se poi è avvenuto lo stesso una sorta di confronto. L'esercizio magari a me per quanto mi riguarda non è stato rispettato proprio al 100%. The exercise wasn't complied with maybe 100% because we didn't switch. Although I did receive because somehow, you know, there was that kind of connection, but it wasn't totally. That's absolutely right. Yeah, so I really hear the feedback, and next time I'll be careful because of the timing. So I'm gonna take my own side. That's part of when you share that with me, I feel a little bit sad. Quindi quando avete condiviso tutto questo con me, mi sono sentita un po' triste. And a little bit disappointed. E un po' delusa. That I didn't manage the time the best way I could. Per il fatto che non sono riuscita a gestire il tempo al meglio. I feel it. E lo sento. Having said that, ci ho detto, if I take my own side for one moment, se prendo la mia parte adesso per un momento, with the time I have, it's very difficult at times to time manage. Con il tempo che ho a disposizione, per me a volte è molto difficile anche riuscire a gestire. Because I have a lot of excitement about giving you enough a taste of process work. Perché ho anche tanto entusiasmo nel volervi dare vari assaggi di che cos'è l'arte. So I think sometimes internally I'm negotiating these two parts. E quindi internamente proprio c'è questa continua negoziazione tra le parti, no? So that you know where I come from. Giusto per farvi capire è anche il mio stato, no? But I agree that an exercise to be fully landing. Però sono d'accordo che perché un esercizio si è compiuto in pieno it's useful that all sides fare uno scambio. So I take the learning. Quindi io stessa imparo da questo. I want to check if we can also continue. Quindi vi ringrazio ancora una volta e controllo, verifico ancora se possiamo continuare. But I take that with me and I'm hoping that there will be a change in my style in the next day. Quindi è importante verificare se si poteva continuare. I can progress. Prendo il vostro feedback e cercherò di utilizzarlo nel futuro. Non posso prometterlo, però ci proverò e farò del mio meglio. Grazie. Thank you.
Yeah. Sì. I know. Sì, I have to change. Sì, ma devo cambiare. I know I don't clean enough. Sì, lo so che non pulisco, non faccio quello che devo fare. Yeah, can you see? All of this? This is what is going to create the conflict. Questo è ciò che creerà il conflitto. Now the problem is that my mother looks at me like that. Ora il problema è che mia mamma mi vede, no, tutta stesa sul divano. Here's the next stage of the conflict. The problem is that my mother creates a fantasy about what this means. È la prossima fase del conflitto è che mia mamma si fa una sua idea, una fantasia di ciò che significa questo atteggiamento. And she looks at that. And she says, Anna doesn't give a shit. E lei lo guarda e dice, ecco, ad Anna non gliene frega un cavolo. So she starts to talk to me as if I don't care. E quindi inizia a parlarmi come se in realtà... You never listen! Ma tu non mi ascolti mai! Yeah? She's making a fantasy about what my double signal means. Lei si sta creando una fantasia di ciò che significa il mio doppio segnale. Yeah? Now this... may mean that I don't want to hear it. Questo atteggiamento potrebbe significare che non voglio ascoltare. Or it may mean something else. O può anche significare qualcos'altro. You don't know. Non lo sai. It may mean that I just had a conversation with my partner over the phone. Può anche significare che ho appena avuto una conversazione con il mio partner al telefono. And I got really hurt. E sono molto ferita in questo momento. And I couldn't express my feelings to him. E non ero in grado di esprimergli i miei sentimenti. And I feel like crying. E mi sento voglia solo di piangere. And I'm protecting myself. E mi sto autoproteggendo. Sì? It may mean something completely different. Potrebbe significare qualcosa di completamente diverso. This is the problem with conflict. E questo è il problema con il conflitto. That we make assumptions che about the non-verbal communication. Ci facciamo le nostre idee, i nostri concetti, preconcetti sulla comunicazione non verbale. We don't check what it means, we assume. E non controlliamo, non verifichiamo che cosa significa. Noi ci facciamo così, una nostra idea. So, if my mother would say to me, invece se mia mamma mi dicesse, Anna, I noticed that while I'm talking to you, you are sprawled in the sofa. Anna, vedo che mentre ti sto parlando tu ti stai esplorando tutto il divano, sei tutta spaparacchiata. Yeah. And I noticed, I feel, I'm finding it difficult to talk to you like that. Trovo difficile parlarti con te in questa situazione. And my fantasy is that you don't care about what I'm saying, but I don't really know. La mia fantasia è che in realtà non ti interessa ciò che ti sto dicendo. So I wonder what's happening in your body. Ma visto che non lo so, mi domando che sta succedendo al tuo corpo. Can you see the difference? Vedete la differenza? But it's a practice. Ed è un qualcosa che bisogna esercitare. Look, when I do this, what do you see? Quando faccio questo, che cosa vedete? I feel very well. Io mi sento benissimo. What do you see? Che cosa vedete? Rabbia. Ok, rabbia. What else? Che altro? Rabbia? Poi? Anger. What else? Non verbale. Più fake. Che non corrisponde al verbale. Yeah, that's true. Vero. Finta. Yeah? Fake. Fake. What else? Che altro? Stanchezza. Sì. Tiredness. Great. Ok. Anger. E stanchezza. Quindi stanchezza, rabbia, falsità. Falsità. Do you think that's an observation or an assumption? Pensate che sia un'osservazione o una... I feel very well. Un'idea, un preconcetto. Mi sento benissimo. Is it an assumption or is it an observation? È un preconcetto o un'osservazione? It's an assumption. Ma no, è un preconcetto, è una presunzione, è qualcosa che uno pensa. What do you really see my body doing? Che cosa vedete fare al mio corpo? Quando non ho arrabbiato. No, you don't know if I feel anger. Non ma non lo sai se provo rabbia. That may be your way. Questo potrebbe essere un modo. But it's not, may not be my way. Ma forse non è il mio modo. What do you see? What is my body doing? Che cosa sta facendo il mio corpo? Movimento. Which movement? Quale movimento? Which one?
Quale? You're hitting your knees. So it's violent? No. No. You're simply putting your hands on your knees. Io posso immaginare che tu sei un giocatore di rugby sul campo e il vicino come stai? Bene. That's right. What do you see? Do you see my hands? Che cosa vedete? Vedete? Hitting my legs. Le mani che colpiscono le gambe. What else do you hear? My tone of voice went up. Che cosa avete sentito anche? Il mio tono di voce è salito. These are signals, body signals. This is called signal awareness. Sono segnali. Si parla di consapevolezza dei segnali. Yeah. So this is how conscious you are. You need to become of your body. E quindi questo è, bisogna diventare consapevoli del proprio corpo. So, if I see when I was the director of Finhorn. Quindi quando ero la direttrice di Finhorn. And one of my managers sits in front of me. E avevo uno dei miei managers davanti a me. And starts to cry. E inizia a piangere, ok? I can assume that they are sad. Posso presumere. Depressed. Che sono, che è stanco, che è depresso. But I don't know. Però non lo so. All I see is tears. Tutto ciò che vedo sono lacrime. That's all I see. È tutto ciò che vedo. So what I need to do is I notice you are crying. Quindi ciò che devo fare è dire vedo che stai piangendo. And I really don't know what's happening for you. E non so che cosa ti sta accadendo. Yeah. So why do you come to my office and the first thing you do is cry? Quindi perché vieni nel mio ufficio e la prima cosa che fai piangi? This is much more efficient. È molto più efficace. You lose less time. Si perde meno tempo. Because if you assume what the person needs because you think that crying means a certain thing. Perché se finisci poi per presumere ciò di cui la persona ha bisogno solo perché per te le lacrime significano una determinata cosa. I can assure you you are going to do something that most probably is not going to be helpful. Vi assicuro che probabilmente finirete per fare qualcosa che in realtà è inutile. Yeah. Now, if one of them comes and says some of my managers would come on my office and would go, especially one. Venivano dei manager effettivamente nel mio ufficio, ce n'era uno in particolare che veniva e faceva proprio così. This was what he did all the time. Lo faceva sempre. He would take his hands on my desk and he would go, Anna. Entrava e prendeva e faceva sulla mia scrivania. Anna. First time I took it personal. La prima volta l'ho preso personalmente. I assumed he was angry with me. Ho presunto che era arrabbiato con me. All I saw is the voice went up. Ho sentito che il tono di voce era salito. I saw his movement. Ho visto il movimento. And I assumed he was angry with me. Ho presunto che era so arrabbiato. So we had me. A conflict for 2 months. Siamo entrati in conflitto per 2 mesi. Because I assumed he was angry with me. Perché io ho presunto che era arrabbiato con me. One day I remember the theory. Un giorno mi sono ricordata della teoria. And when he did that, e quando lo ha fatto, I said, I noticed that you hit my table when you come to my office every day. Ho detto, ho notato che ogni giorno quando vieni nel mio ufficio batti la mano sulla scrivania. I noticed you raise your voice. E ho notato che alzi il tono della voce. I want to tell you the way it impacts me. E voglio dirti come questo impatta me. My fantasy is that you are angry and the way it impacts me is that it causes me disturbance. E la mia fantasia è che tu sei arrabbiato e come mi impatta è che alla fine mi disturba. But we need to talk because I want to understand what's happening for you. I may not get it. Ma dobbiamo parlare perché voglio capire che cosa ti sta accadendo. Forse non ho capito nulla, forse non è così. You know what he told me? I couldn't believe it. Non crederete a che cosa mi ha detto. Io non riuscivo a crederci. You're joking me. Sembrava una barzelletta alla fine. He basically said to me because he would come. I didn't get it. He would come and see me, the first manager, every morning at 9 o'clock. Lui era non c'ero arrivata ancora, ma lui era proprio il primo manager che veniva a vedermi in ufficio tutte le mattine alle 9 la mattina. And he had just had coffee. E aveva appena preso il caffè. A big pile of coffee. Proprio un he caffè. Was era maniaco per il caffè. He was super hyper. E quindi era iperattivo in quel momento. And he said to me, and I has nothing to do with you. I'm not angry.
E mi ha detto, ah, no, non ha niente a che fare con te, io non sono arrabbiato. I think you are a great manager, I come every day because I need your advice. Credo che tu sia grandiosa come direttrice, vengo anzi da te tutte le mattine perché ho bisogno dei tuoi consigli. I'm just having lots of coffee in the morning. È solo che la mattina bevo tantissimo caffè. But I feel very hyper. E mi sento proprio iperattivo. And I thought, oh my god, you're kidding. Ho pensato, no, sta scherzando, non è vero. Really, I couldn't believe it. Non riuscivo a crederci, davvero. I said, well, what about if you come to see me in the afternoon? E ho detto, beh, che ne pensi se vieni a trovarmi nel pomeriggio? Because your style of coffee affects me. Perché il tuo stile di caffè influisce anche me. So we change. E abbiamo cambiato. And it worked. E funziona, ha funzionato. So all I'm trying to say. Cosa sto cercando di dirvi? Is that you go much better? When we come back from lunch, we're gonna do an exercise where I'm gonna teach you to differentiate between assumptions and observations. Quindi quando rientriamo dopo pranzo faremo un esercizio dove cercherò di spiegarvi la differenza appunto tra le osservazioni e ciò che si presume. And I'm gonna help you to work on your double signals. E vi aiuterò a lavorare sui vostri doppi segnali. When we say one thing, quando diciamo una cosa, there is something else. Ma ne facciamo un'altra. We don't know what, but there is another experience. C'è proprio un'altra esperienza che si crea. That needs to be brought home. E questo è qualcosa che bisogna comprendere, dobbiamo lavorarci. Okay? So have a good lunch. Quindi, buon pranzo. And I won't promise that everybody will do the exercises. E non prometto che tutti faranno l'esercizio. But. Ma. This time the ones that will try it first. Questa volta coloro che proveranno l'esercizio per primi will be the ones that didn't before. Yeah. Sono quelli che non l'hanno fatto. Okay. Okay. So I see you at 3. What is the content of the communication every morning, this person?